non c'è solo Via dei Pepi, perché il comune ne sta vendendo 61 di appartamenti. Altri come Via dei Pepi sono sempre nel centro storico, per esempio in Via del Leone, altri nella prima cintura periferica. Sono tutti appartamenti appetibili alla pari di Via dei Pepi. Via dei Pepi rappresenta da solo un quarto di questi appartamenti che il comune sta mettendo in vendita, e Via dei Pepi ci ha avuto anche una storia, perché è inserita in un contesto, il quadrilatero, praticamente erano 200 appartamenti all'incirca tra tutti, che fin dalla fine degli anni 70 erano stati destinati al recupero. Noi siamo intervenuti diverse volte, noi come Movimento Lotta per la Casa, come i compagni che già negli anni 70 abitavamo in centro e avevamo le sedi politiche in centro. Il Movimento di Lotta per la Casa praticamente è nato nel quadrilatero. La prima casa che si occupò fu una casa per uno sfrattato di Santa Croce in Via di Mezzo, proprio in uno di quegli appartamenti del quadrilatero. E poi si occupò un fondo sotto questo appartamento, dove si fece un circolo sportivo, il circolo sportivo Sparta, e da lì poi si prese piede il Movimento di Lotta per la Casa, organizzando prima gli sfratti e poi con le occupazioni. Il quadrilatero aveva 2 miliardi e mezzo, allora c'erano le lire, 2 miliardi e mezzo che il Comune aveva chiesto come fondi di edilizia residenziale pubblica. Quindi già solo l'aver fatto un progetto su quelle case vincola queste case, perché da parte del Comune c'era l'intenzione di utilizzarle per quella finalità. La gente che ci abitava dentro, che ci ha sempre abitato, ha abitato in seguito ad assegnazioni. La normativa vigente dice che quando una casa viene assegnata in base alla vigente normativa ERP, di fatto è una casa popolare, è assoggettata all'ERP. E il Comune non può venderla nella modalità in cui le vuole vendere adesso, quindi per fare casse. Le possono vendere con una procedura particolare e, cosa fondamentale, il ricavato della vendita deve essere reinvestito in politiche abitative, deve essere riportato nell'ERP, mentre il Comune sta vendendo queste case per fare completamente tutt'altro, insomma, vuole fare le grandi opere, vuole finanziare le grandi opere. Via dei Pepi provarono a venderla già nel 2003, i tempi erano diversi, il giorno che vennero e anche le modalità di vendita erano diverse, perché all'epoca le mettevano all'asta. Quando vennero i geometri a fare le misurazioni, si fecero trovare 400-500 persone sotto casa, era il periodo del social forum, i geometri arrivarono, ripresero la strada da dove erano venuti. Il giorno dopo l'assessore Albini ci convocò e ci disse che se proprio non volevamo che si vendessero bastava che si andasse a parlare con lei. Comunque va bene. La vendita fu scongiurata, l'Albini ci disse che l'avrebbe levata dal piano di vendita, adesso li hanno rimesse nel piano di vendita ma con una modalità di vendita differente, quindi le danno ad uno di quei fondi immobiliari, e il fondo immobiliare Limit del Ministero del Tesoro era il tassellino che mancava, e si comporterà esattamente come quegli altri fondi immobiliari. Questi fondi immobiliari hanno lo scopo di valorizzare gli immobili pubblici e o rivenderli o metterli a profitto, è una valorizzazione del cosa. Chiaramente su Via dei Pepi la valorizzazione, siccome si prestano anche molto bene sia proprio per la struttura, lì ci sarà un alberghetto di lusso, un bed and breakfast. Comunque verrà la destinazione che verrà data di quelle case sarà quella. Rispetto anche a quello che diceva l'assessore, quello che diceva Maurizio, che non sono case che non hanno la tipologia. Uno, c'è la tipologia catastale, è A3 e A4, quindi case popolari e case ultra popolari. Ma poi appunto inserito in un contesto dove le case accanto, quelle in via Vetrapiano, quelle in via Fiesolano, quelle in via di Mezzo, che hanno le stesse caratteristiche, sono case ERP, sono case popolari. Solo che quelle non le può vendere perché su quelle case lì ci hanno investito, cioè sono stati spesi realmente dei soldi. Su Via dei Pepi il Comune pretende di dire che non sono case popolari perché, nonostante 2 miliardi e mezzo di fondi richiesti,
non è riuscito a spenderli per ristrutturare quelle case. Lì c'è veramente una cosa assurda, cioè ci sono stati tutta una serie di progetti che dal 79 fino al 96 si sono susseguiti con finanziamenti chiesti ed ottenuti senza riuscire a finire quegli appartamenti, ed erano soldi. Cioè nel 2000, nel 79 con 2 miliardi e mezzo a Firenze di case ne comprati un centinaio tranquillamente. Quindi dalla loro incapacità a gestire la cosa ne fanno un punto di forza per dire che quelle case non sono case popolari. E questo è l'aspetto normativo, cioè dire se sono erpe o non sono erpe. Su questo io ho impostato il ricorso al TAR e lì saranno i giudici del TAR a dover dire, ma non è questa la cosa più importante, perché il problema è che a Firenze nel centro storico ci sono centinaia e centinaia di sfratti al mese, c'è un problema di emergenza abitativa che non può essere affrontato vendendo le case. Il comune in continuazione lamenta l'assenza di risorse, tira le orecchie alla regione, dice che la regione non mette soldi, dà sempre la colpa ad altri. Lui le case ce l'ha e le vende, ma non solo queste, perché queste sono veramente le ultime, stanno raschiando il barile. Il comune di Firenze fino al 98 nel centro storico di immobili, solo di case, appartamenti utilizzati a fini abitativi aveva 500 appartamenti, la maggior parte di questi li ha quasi tutti venduti. Non solo, c'erano anche tutte le case degli enti, le case delle IBAB, cioè Montedomini, il Fuligno, anche quelli, c'era un altro centinaio di appartamenti nel centro storico che di fatto sono del comune, perché questi sono enti strumentali del comune, sono stati venduti tutti anche questi. C'era un sacco di altri enti, dall'Unione Ciechi, no, se ne è occupata anche qualcuna, quelli dell'INPDAP, tutte case che in base alla legge, mi sembra che fosse la 21 del 79, dovevano essere, cioè questi enti erano tenuti a dire quelle che erano il loro patrimonio scritto, comunicarlo ai comuni, e doveva essere utilizzato per fronteggiare l'emergenza abitativa, cosa che non hanno mai fatto. Infatti in via dei Benci uno di questi immobili dell'INPDAP si occupò proprio di mettere in opera la casa. Quindi c'è stata proprio una, ma non una disattenzione, c'è una volontà precisa di espellere i poveri dal centro, e questa operazione la stanno portando a termine. E su via dei Pepi hanno avuto lo scuro di trovare un osso di formica sul quale sono inciampati praticamente, perché il ricorso al TAR, tra l'altro ne hanno anche perso un altro, perché anche ad un'altra donna aveva andato la decadenza, quel ricorso si è anche vinto, quindi questa donna adesso ci sta a pieno titolo in quell'appartamento e non se ne andrà via, e l'appartamento è al 36, al 39, io sono al 41, stiamo aspettando, a gennaio ci dovrebbe essere la sentenza definitiva, e dovrebbe essere favorevole. Però il punto non è questo, perché dobbiamo anche, mi sta un po' stretta che siano i giudici a dover decidere questa cosa, cioè qui su una questione del genere dovrebbe essere altre le motivazioni che spingono la gente a dire a Nardella te quelle case non le vendi. Noi infatti anche proprio nella cosa, se la questione giuridica, se lasciata come ultima delle questioni, la questione principale era quella del senso della città che si vuole dare, dove ci sta dentro la parte normativa, dove ci sta dentro la parte dell'emergenza abitativa, quindi dare le risposte ai bisogni della gente, ma dove si può anche coinvolgere tutta la popolazione, chi non ha il bisogno della casa ma vive in un centro storico che è sempre più in mano praticamente a turisti, e a chi sul turismo ci specula. Io finisco.